L'azienda ULS 22 di Bussolengo organizza da anni incontri di educazione affettiva e sessuale nelle scuole primarie e secondarie. Sì, organizziamo questi incontri perché è un momento delicato nella crescita dei ragazzi, entrano nella preadolescenza, nell'adolescenza, per cui sono in corso delle trasformazioni del corpo che portano inevitabilmente anche a delle trasformazioni del comportamento, del carattere, per cui un aspetto anche psicologico legato alla sessualità. E poi la mancanza di informazione, che spesso i ragazzi poi vanno a cercare delle risposte in situazioni che non sono idonee. Come educatrici e come insegnanti riteniamo che sia importante che la scuola dia il suo contributo anche per quanto riguarda l'educazione affettivo-sessuale. È una richiesta che le famiglie ci fanno da anni, molto sentita questa esigenza dei genitori, che chiedono l'appoggio di esperti per poter trattare questi argomenti così delicati in maniera sia tecnica che professionale e anche in maniera, diciamo, compatibile con l'età degli alunni. I ragazzi di oggi, che pare sappiano tutto di tutto, invece in che cosa sono carenti in ambito affettivo e sessuale? Nelle classi spesso i ragazzi ci chiedono quello che è il loro sviluppo da un punto di vista fisico, da un punto di vista psicologico, emozionale, e quindi questa carenza li chiama a chiederci e porci delle domande che in qualche modo possono alimentare e soddisfare le loro esigenze sulla prevenzione delle malattie, piuttosto che la prevenzione di quelli che possono essere gli incontri, delle relazioni, relazioni amorose, sentimentali. E questi sono gli argomenti che tendenzialmente vengono chiesti nelle classi e quindi con grande curiosità e partecipazione ci chiedono anche cose più specifiche dello sviluppo proprio sessuale da un punto di vista anche dell'apparato genitale. Una cosa a cui fare attenzione è anche l'utilizzo di internet, che spesso e volte veicola delle immagini che non sono appropriate per la crescita dei ragazzi e possono diventare un pericolo qualora questi si approcciano appunto alla rete multimediale da soli senza l'ausilio di un adulto che li guidi verso la strada giusta. Facile o difficile parlare a casa con i vostri figli di affettività e sessualità? Non siamo preparati a questo dialogo. Con quella più piccola l'argomento proprio non è stato affrontato, nel senso che lei non l'ha mai posto. Con i più grandi non è facile, ma è possibile. Avendo due ragazze è un po' difficile. Preferisco demandare questo compito magari un po' alla mamma. Io non l'ho mai affrontato perché non mi hanno mai richiesto nulla, ho fatto qualcosa proprio di basico, giusto perché sappiano qualcosina, però rimando tutto a voi perché confido in voi. Uno dei compiti dell'ULS è anche quello di parlare, trattare i temi dell'educazione alla sessualità. Sono temi importanti per la crescita dei ragazzi, ma lo si fanno in un modo integrato e sinergico solo se famiglia, scuola e ragazzi sono insieme a discutere questi temi.